Grazie Michelangelo, sono contento di portarvi il saluto della mia città, della nostra città. Napoli è nostra, anzi Napoli è vostra, nel senso che Napoli è una città aperta. Lo è sempre stata nella storia, una città dove ci sono stati inglesi, francesi, spagnoli, arabi. È una città che non ha barriere, non ha mura. Non è nemmeno una città della tolleranza, perché ha la solidarietà e l'inclusione nel suo sangue, nel suo DNA. Una città che deve essere vissuta e i cui luoghi come questi e come altri devono essere aperti. Quindi per me è un piacere potervi ospitare qua. I miei concittadini lo sanno, basta chiedere al sindaco e all'amministrazione luoghi e piazze e noi le daremo. Perché i luoghi e le piazze sono di tutti. Devono essere vissuti e soprattutto il mio sogno è quello che Napoli diventa sempre di più la città dei giovani. Io ho voluto fare il sindaco anche perché troppi giovani se ne vanno via da questa città, invece noi dobbiamo invertire la tendenza, non solo dobbiamo evitare che i nostri giovani se ne vadano, ma dobbiamo far venire giovani come voi qui che magari si innamorano di questa città, magari si innamorano anche di qualche napoletano e così rimangono a Napoli e ci aiutano a far diventare Napoli una città sempre più bella. Napoli è una città anche che ama avere eventi normali, eventi culturali ogni giorno e anche grandi eventi. Siamo contenti, insieme anche alle altre istituzioni, è presente qui anche la Regione Campania, l'Università, eventi importanti. Ci sarà il Forum delle Culture del 2013, è un forum a cui diamo grande importanza, 101 giorni di cultura in questa città, cultura multietnica, cultura orizzontale, cultura aperta, cultura che significa confronto tra le civiltà, cultura significa musica, significa arte, significa spettacolo, significa letteratura, significa scrittura, significa poesia, significa confrontarsi. Napoli è una città in cui non c'è pensiero unico, in cui ci si può confrontare, in cui si rispettano le opinioni altrui e ognuno può manifestare liberamente il proprio pensiero. È una città in cui la polis è importante, la cittadinanza attiva, la democrazia partecipativa, l'essere coinvolto direttamente e indirettamente nel governo della cosa pubblica. Poi abbiamo un altro evento importante, che può sembrare un evento solo. Qualcuno me ne ha parlato, che è stato illustrato, che l'America's Cup che abbiamo presentato l'altro giorno non è un evento solo sportivo, un evento solo turistico, è un evento che porta sviluppo, posti di lavoro e soprattutto fa tornare al centro dell'attenzione il mare. Noi siamo fortunati in questa città non solo perché abbiamo l'arte, i monumenti, le chiese, una storia straordinaria millenaria, possiamo dire che la storia dell'umanità passa anche e soprattutto da Napoli. Non a caso il centro storico di Napoli è patrimonio storico dell'umanità, come ha deciso l'UNESCO, ma Napoli è il mare significa infinito, significa pensiero libero, significa accoglienza, il mare non è morte, come accade purtroppo a degli immigrati che vanno via non per turismo, ma vanno via dall'Africa per cercare acqua da bere e cibo da mangiare. Il mare deve significare accoglienza ed è una risorsa strategica, è un bene comune. Questa amministrazione noi puntiamo sui beni comuni. Bene comune significa che non è un bene che appartiene ai privati, ma un bene che non appartiene nemmeno alle istituzioni, nemmeno ai governi, nemmeno ai sindaci. L'acqua è un bene comune perché è un bene della collettività. Il mare è un bene comune perché è un bene di tutti. L'aria, il paesaggio, la storia, il sapere, la conoscenza, la cultura non appartengono a nessuno, appartengono a tutti, sono la storia dei popoli, il presente e il futuro. Quindi benvenuti a Napoli. Divertitevi, vivete questa città e spero che potete portare un'immagine per sempre di una città che io amo profondamente e considero una delle città più belle del mondo. Grazie.